Avrebbe voluto essere con noi oggi Gianluca Manca, il fratello di quel urologo che giovane urologo, uno dei più bravi urologi del nostro paese, che si è suicidato, dicono. Peccato che era mancino e il buco della sedina poi si sarebbe iniettato della droga, dicono. È stato trovato sul braccio sbagliato. Peccato che non si sia voluto forse indagare come si doveva indagare su quella fattina. Il fratello e la mamma di Attilio Manca si battono per la verità e per la giustizia, come noi ci battiamo qui per la verità e per la giustizia. E Gianluca non è potuto venire oggi, ma ci ha scritto qualche cosa che oggi verrà recitato da Francesco Fiore e da Cristina Borgogna. Sì, ci sono solamente io perché Cristina purtroppo è malata. Io sono Francesco Fiore, sono un musicista della Metropolitan Orchestra, è uno dei 16 musicisti che insieme a tanti attori, Corrado Fortuna, Paolo Briguglia, Vincenzo Pivello, Cristina Borgogna, stanno portando questo spettacolo in giro per l'Italia per raccontare la storia di Attilio Manca. Salvatore ve l'ha raccontata poc'anzi, io porto due brevi scritti di Angela, che è la mamma di Attilio, e Gianluca, che sono il fratello. Solo una cosa prima di leggervi la lettera: forse questo paese, per diventare migliore, non avrebbe solo bisogno di tanto lavoro, di tanta produzione, di tanta economia, avrebbe bisogno pure di tanta verità, cosa che noi andiamo cercando e che oggi chiediamo in questa piazza. Soprattutto grazie alla vostra presenza sotto la pioggia, è veramente encomiabile questa cosa. Gianluca Manca. Era il 12 febbraio del 2004 quando Attilio fu rinvenuto cadavere nella sua abitazione in Terno. Fin dal primo istante capì che Attilio era stato ucciso, dalla mafia, con la complicità dei personaggi pseudo-istituzionali. Fin dal primo istante capì che l'omicidio di Attilio era un omicidio imperfetto. Che Paolo Pasolini sapeva nomi, cognomi, ma non aveva le prove per dimostrare quando stava accadendo. Io, Salvatore Borsellino, Sonia Alfano e tutti i familiari delle vittime di mafia sappiamo i nomi, i cognomi e possediamo le prove. Ma le istituzioni si comportano come tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano. Nelle aule di tribunale troneggia la famosa dicitura «la legge è uguale per tutti». Se la legge è uguale per tutti, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per una forma di lealtà verso il popolo italiano, dovrebbe immediatamente rendere pubblico il contenuto di quella conversazione. Oggi noi sappiamo, ed è per questo che stiamo dalla parte dei magistrati onesti, come quelli della Procura della Repubblica di Palermo. Gabriel García Márquez scriveva: «Se per un istante Dio si dimenticasse che sono una marionetta, di stoffa e mi facesse dono di un pezzo di vita, probabilmente non direi tutto ciò che penso, ma penserei tutto ciò che dico». Gianluca Manca. Angela Manca, che mi ha detto che è stanca di combattere, è stanca perché è difficile andare avanti con una procura di Viterbo che osteggia, che fa finta che continui a raccontare questa storia del suicidio, molto stanca. Io gli racconterò di questa piazza, forse la stanchezza, grazie alla presenza di tutti voi, gli passerà e con la nostra forza insieme a lei andremo avanti per conoscere anche quest'altra verità che purtroppo non è ancora conosciuta. Io sono la mamma di Attilio Manca, è la seconda volta che salgo su questo palco a Piazza Farnese per far sentire il mio urlo di indignazione, di rabbia, di sdegno nei riguardi delle istituzioni. Non è possibile continuare a vivere in uno stato complice, dove ad essere messi sotto accusa sono magistrati che cercano con grande abnegazione di andare fino in fondo per far trionfare la verità. Io sto con Antonio Ingroia, con Nino Di Matteo, con tutti i magistrati che attraverso infiniti ostacoli cercano di far trionfare la verità. Io sono al fianco di Salvatore Borsellino, di Agnese Borsellino e di tutti i familiari e assieme a loro chiedo che siano rese pubbliche le telefonate, perché i cittadini devono sapere, perché solo attraverso la verità si può avere la speranza di costruire un futuro migliore. Angela Manca, grazie.